poi alla Domus Academy a Milano e poi faccio spesso dei workshop a Shanghai, dove sono professore onorario all'Università Tongji di Shanghai. I ragazzi che vengono qui a fare gli stage abitano anche qui nella tua casa? L'idea è che questo posto è nato per essere un centro di ricerca, cioè diventa un posto in cui siamo noi che in base a delle criticità che riteniamo interessanti elaboriamo dei temi progettuali per costruire dei brief e dei piani di fattibilità su progetti che vanno dal problema delle suburbie alle nuove idee sul tempo libero, sulla sostenibilità, eccetera, eccetera. E che cosa ti dà stare a contatto con i ragazzi, insegnare loro, lavorare con loro? La cosa più bella per me che ho scoperto insegnando, che ormai è una cosa faccio da anni, è proprio il fatto che se non ci sei tu, loro non riescono a esprimere certe cose, ma allo stesso modo, se non ci sono loro, io non riesco a vedere succedere delle cose che mi interessano. Per cui proprio c'è l'idea della creazione, cioè del fatto che uno più uno costruisce una terza entità. Questo è un lavoro di grande creatività. Per imparare bisogna fare anche un lungo corso di studi, però dici delle volte gli studenti sono anche troppo concentrati a imparare, non riescono a lasciarsi andare. Credo che appunto il lavoro nostro sia, siccome non credo di essere un professore di tipo tradizionale, sia quello sempre un po' di scatenare dell'adrenalina e far tirare fuori l'energia in più che le persone hanno. E quando ti riconoscono che le hai aiutati a usare di più la loro testa, devo dire che sono immensamente grati. È per me una delle grandi gioie della vita. Qui sembra uscire dal tavolo perché allo stesso colore c'è il famoso tappeto di striscia che tu con altri artisti poi avete creato per un'operazione di beneficenza. Il tappeto comunque è una dimostrazione di come oggi in quest'epoca si diventa famosi perché magari o si Nell'epoca della riceve o si crea comunicazione, un tappeto, no? cioè in questo caso appunto ho avuto diciamo più visibilità per aver disegnato un tapiro che per tante cose onestamente più interessanti anche per la società che ho fatto in questi anni. Tra i progetti che tu hai seguito e di cui vai più fiero c'è il progetto Micro Realities, uno studio vero e proprio sulla società, no? Ma c'è la possibilità poi di passare dalle parole ai fatti, cioè da quello che tu Diciamo, elabori? quello per me è l'unico motivo per cui faccio quelle cose. Cioè, per fortuna si è dimostrato che non erano delle utopie. Noi ci siamo inventati quattro progetti, tre che riguardavano i temi della suburbia da rivitalizzare e uno sul tempo libero riferito al verde e a una classe media che non può più spendere i soldi che poteva spendere una volta. E di questi quattro progetti, tre sono diventati progetti reali. Uno di questi è in una città importante del Veneto, il progetto del supermercato, del centro commerciale, pardon, che diventa un nuovo centro civico dove c'è l'asilo, dove c'è la piazza, dove la gente, la comunità ha un beneficio dal fatto che si insedi un centro commerciale. Ha detto Veneto, possiamo restringere il Quando sarà campo il a Vicentino momento, oppure no? forse nella provincia di Vicenza. Tu per la provincia di Vicenza hai fatto diverse cose. Per la città di Vicenza cosa ti piacerebbe fare? Intanto che Ma ne rapporto parlavamo in hai? questi giorni, per la città di Vicenza una delle cose che fanno più spavento, devo dire che io che viaggio tra qui e Milano, perché ogni settimana sono 3 giorni a Milano comunque dove c'è lo studio principale, devo dire che se uno guarda con occhi critici Vicenza entrando da Vicenza Ovest e andando in centro, ha l'idea di una situazione sovietica. Per cui l'idea di capire come rendere meno tristi e brutali le nostre città, non solo Vicenza, perché non è, con questo voglio dire che Vicenza è peggio delle altre, ma questa idea di avere più amore e più capacità di essere operativi su delle cose che sono davanti agli occhi di tutti. Per il momento stai lavorando molto con l'Oriente, con la Cina in particolare. In Cina ci sei andato un'infinità di volte. Sono stato quasi Adesso 50 volte in 5 anni. la Cina che sta vivendo delle trasformazioni enormi. Ho visto fotografie di gente buttata fuori di casa perché devono costruire delle nuove residenze, devono pensare alle prossime Olimpiadi di Pechino.
è una realtà piuttosto violenta quella che si sta creando, almeno da come la vediamo da qua. Ti dico una cosa. La Cina in sé è un posto, sai, che ha 1 milione di sfaccettature diverse, per cui come c'è quella che dici tu, c'è quella che questo cliente, che peraltro ha un ufficio a Vicenza per l'Europa, mi ha chiesto di fare cosa fare su questo 1 milione di metri quadri di verde che si trovano a un'ora da Shanghai, e l'idea è di fare un posto verde per il weekend per le persone che vogliono andare a stare in mezzo alla natura. Per cui diventa una sorta, non mi piace il termine, di parco tematico verde di 1 milione di metri quadri, dove uno può passare il weekend, un pomeriggio, o viverci tutta la vita. Allora, questo tipo di progetti, a parte che sono la conseguenza di quello che si era dichiarato con micro realities, ma ti dimostrano un'altra Cina, dove c'è un imprenditore che è entusiasta di fare questo tipo di progetto, che in Italia lo vedo ancora molto lontano. Quindi, diciamo, andare in Cina vuol dire anche avere delle possibilità di fare delle cose molto più avanti di quelle che si è in grado di fare qui. Però voglio dire, io credo che anche da cittadino, avendo certe capacità, è molto importante intraprendere delle sfide con l'ambiente che ti circonda, che di fatto è l'ambiente dove vive la tua famiglia e dove cresceranno i tuoi figli. Per cui dico, la sfida oggi per me è più interessante e più difficile in Italia. Ettore Sozzas è mancato poco tempo fa. In una delle ultime interviste che ha rilasciato, ha detto: non credo di avere lasciato traccia del mio lavoro, se non forse qualche traccia, proprio in Aldo Cibice. Una frase molto forte. È stato uno shock per me, perché non mi aspettavo assolutamente questa cosa, anche perché i punti di vista e il modo di pensare sembrava essere molto diverso. Se così ha detto, forse quello che credo è che riconosciuto un atteggiamento rispetto alla curiosità in generale, alla ricerca, che in qualche modo credo di aver preso da lui e che lui mi abbia riconosciuto. Deve essere stata una grandissima emozione sentirsi dire una frase così. Sì, credo che sia stato proprio la cosa, uno dei momenti più importanti della mia vita. Anche perché il rapporto con Sozzas non sempre è stato semplicissimo. È stato semplice, ma è stato viscerale, per cui voglio dire, come per me, per molti anni il complesso è stato quello di essere riconosciuto artisticamente da mio padre, che era lui, mio padre artistico. Ci vuoi salutare con una frase tratta da un libro di Conrad Lorenz? Sozzas aveva detto, citava l'Idiota di Dostoevskij, dove diceva: la bellezza, soltanto la bellezza ci salverà. E volevo riguardare cosa mi ero segnato in questo libro di Lorenz, che si chiama Gli 8 peccati capitali della nostra civiltà, scritto nel 72. E c'era questa frase che proprio casualmente si rifaceva a quello che aveva citato Sozzas, e dice: sia la bellezza della natura, sia quella dell'ambiente culturale creato dall'uomo, sono manifestamente necessarie per mantenere l'uomo psichicamente e spiritualmente sano.